Buongiorno e bentrovati da Scandal. Quest'oggi siamo insieme a fare mappa Corea con un jet fighter russo, la 174. Era un'edizione limitata che era acquistabile per poche settimane dopo l'introduzione della 139. Molti piloti non sono riusciti ad arrivare ad acquistare questo jet fighter, però è anche vero che non è nulla di che. Ci facciamo una partita giusto per farvi vedere più o meno come sarebbe stato se l'aveste acquistato, oppure i fortunati tra di voi che sono riusciti in poche settimane a grindarsi sia la 15 che la 174 sono in grado di pilotare. La Vochkin 174 è un jet fighter che non ha critiche interessanti, non ha virate interessanti, non ha accelerazioni interessanti, soffre molto di riscaldamento di motore, però insomma, sono tutti i dettagli che adesso andremo a vedere in battaglia, se ci riesci di fare una buona partita, perché nella maggior parte dei casi moriamo come capre, e quindi ci vediamo in quota. Siamo a 4.400 metri ed è una quota considerevole, soprattutto per un caccia che viene concepito al modello degli Spitfire, cioè un Turning Fighter misto, Energy Fighter, però comunque già la IAS quando comincia a passare gli 800 comincia a soffrire, quindi ci sono caccia ad elica praticamente, prop plane, che sono, ecco qua, volevo cercare di chiudere l'angolo ma non ce la fa, probabilmente è derivato anche dal fatto che ha una velocità troppo importante per riuscire a chiudere l'angolo, e infatti anche mirando verso il basso il caccia non ne ha avuto per le palle, lui teneva sul muso senza problemi. E questa è una delle caratteristiche che guidando la 174 proverete più o meno sempre, cioè quella che il muso poi tende ad andare un po' dove vuole lui, e quindi voi dovete essere molto accurati e fare molta attenzione alle manovre. Qui si è introdotto al target che volevo prendere, il Vampire, un F9F, che diventa il bersaglio più importante per noi. Uno spread mancato in questo preciso momento e andiamo in una spiral shrisher, cioè una forbice a spirale in cui probabilmente avrò ragione io, in realtà in questo momento però ce l'ho ore 6. Comunque io continuo questa spirale cercando di far sì che la velocità dell'F9F lo freghi, cioè che lui essendo più veloce alla fine delle manovre finisca davanti. Infatti questa è stata una delle cose che adesso sono riuscito a fare. Vediamo se riesco. Lui ha molta più rollio di me, io infatti sono molto più imbarazzante nelle manovre, il jet fighter non riesce, e infatti lui mi piomba ancora ore 6, quindi ho da liberarmi ancora. Riprovo la spiral shrisser e vediamo se riesco a togliermelo di torno. Lui continua a tenermi dietro, è ancora ore 6. Io sono in grado di chiudere di più la manovra, devo anche stare attento a non andare a baciare il suolo perché in queste manovre molto vicine al suolo si ha la possibilità di andarsi ad autodistruggere, ed è una delle cose che con il jet fighter riesce a fare meglio. Ok, e quindi adesso sono riuscito a portarmelo davanti. Lui ha più velocità e più. Ok, molto probabilmente abbiamo il Vampire dietro che ci ha sparato. Ok, colpito. Critical hit al fuel tank, ma poi penso che oltre al fuel tank abbia ricevuto altri danni perché è andato a baciare il suolo e quindi molto probabilmente anche parte dell'ala o del timone. Qui c'è una 0,35. Io adesso. Il Vampire chiaramente è un aereo che mi chiude l'inglese Vampire l'angolo di attacco, perché chiude le virate molto meglio di me, però va da sé che insomma io sono capace di essere molto più veloce di lui. Qui abbiamo ancora problemi di temperatura dell'olio e quindi dobbiamo calare il motore. Adesso vediamo se siamo in grado di andare a fare un attacco al Vampire, che è un avversario tra i più ostici per il La 174, proprio per il fatto che vira decisamente più stretto e ha un'accelerazione che è molto simile, anche se le velocità critiche invece non lo sono. Quindi anche se considerate che ci sono le caratteristiche per essere un buon jet fighter, anche la Vochkin 174 come il 15
sono comunque molto limitati e dovrebbero, secondo mio avviso, andare in un'era a parte, perché MiG-15, MiG-15 bis, i Sabre, i Panther, anche se ne abbiamo fatto fuori uno comunque, era più che altro perché il pilota non ne aveva cognizione di causa, perché adesso ho mancato ancora, purtroppo, ahimè, l'olio urca. E qua abbiamo un altro problema, che è un Sabre in coda. Come dicevo prima, i Sabre ultra performa rispetto a noi, e adesso vediamo se riusciamo a cavarci di torno. Una vertical, ok, mi ha fatto un bel po' di danno. E adesso vado giù e cerco di chiudere la virata con airbrake, in modo tale da fare una virata molto più secca. Se lui mi segue, andrà a baciare il suolo, perché io sono arrivato molto vicino, decisamente molto vicino. Ok, airbrake, ok. Infatti lui è andato a baciare il suolo. E praticamente lo equiparerei ad un abbattimento, però è chiaro che la poca, diciamo, la caratteristica un po' scarsa del pilota che stava guidando il Sabre si è dimostrata in questa manovra. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci di torno, sempre con i problemi di temperatura, perché abbiamo 1 minuto alla fusione del motore. Adesso devo calare il motore, chiaramente, e il Vampire invece desiste, credo desista, spero desista, sì, ha desistito. Adesso io devo assolutamente, ok, noi adesso dobbiamo andare verso nord-est, e quindi ok, perfetto, siamo nella situazione in cui abbiamo appena rifornito già l'F9F, gli ultimi due player che ci sono in battaglia. Uno di questi aveva l'F9F, gli faccio una virata. Uppla, mi ha anche cuccato. Pensavo non virasse velocemente come me. E gli vado a chiudere l'angolo di attacco. L'F9F non è un fighter, un jet fighter che vira meglio della Vosges in 174, quindi adesso vediamo di calare la velocità, e anche se non ci sono danni, in realtà è difficile manovrarlo, non so perché. Probabilmente qualche colpo, abbiamo l'olio surriscaldato, probabilmente ci ha preso una parte della turbina, e cerchiamo di chiudere l'attacco con una virata semplice, senza grossi problemi, però va da sé che l'F9F, ecco, ha sbagliato a virare con me. Adesso vediamo di riuscire. Lui mi presta un angolo di attacco incredibilmente buono, e io non sono riuscito a sfruttarlo, ahimè, però gli sono in coda, e quindi questo fa preludere la fine del povero Panther. Ok, in anticipo, ok, preso. E il Panther va a finire attaccato alla collina. Perfetto, quindi diciamo che, avendo eliminato due Panther e avendo fatto schiantare un F86, siamo nella situazione in cui adesso siamo rimasti io e il Vampire, che rimane probabilmente l'avversario più ostico, proprio per il fatto che ha buone accelerazioni, buone virate, e quindi se io sono nella situazione in cui mi metto a virare col Vampire, le prendo, dovrei riuscire a fare. Qua ci sono i bot, quindi non stanno sorvolando la zona di Alfa, siamo anche sotto a punti, quindi tecnicamente la partita è pressoché persa, però comunque proviamo a vedere, anche perché comunque B17 con questo caccia qua saranno difficilissimi da fare. Adesso vediamo se riusciamo a combinare qualche cosa di buono. B17 che diciamo dalla 1.39 sono riusciti ad armare di torrette ultra performanti, quindi sono quasi inavvicinabile con l'Alvampire, quindi sono inavvicinabili, sono delle fortezze volanti, ma non solo perché sono estremamente resistenti, non solo perché sono quasi in grado di tornare a casa con quasi nulla di aereo. Quindi, cioè, io sono tornato a casa con B17 che avevano due motori, mezza ala, il timone rotto, eccetera, eccetera, che comunque era, rispecchia anche più o meno la realtà. Però va da sé che, insomma, nel gioco molti giocatori, come sempre, abusano di questo tipo di tip e vanno in giro anche in formazione con il B17, cosa che
si può fare, però ai limiti, diciamo, dell'amerare in gioco, però comunque diciamo che adesso siamo nella situazione di poter ingaggiare il Vampire. Vediamo se il Vampire può avere ragione sulla 174. È una battaglia abbastanza difficile, a dirvi la verità. Non so che esito potrà avere. È una battaglia che si può concludere molto probabilmente più a favore del Vampire che della Lavochkin, proprio per il fatto che il La ha come difetto il fatto di avere delle corner speed molto più alte del Vampire, che invece riesce a virare come nei tier più bassi uno Spitfire, quindi ha ali più larghe, riesce, questo qua ci fa un add-on, io non accetto add-on, chiaramente, li accetterò nel caso mi ferisca, adesso lui va in vertical, io vado in vertical anche, non riesce a chiudermi l'angolo, io chiudo tutta la virata, non riesco a virare come lui, infatti vedete che io sono molto più imbarazzato sull'agilità del Vampire. Il Vampire è molto più agile, però pecca di velocità, e infatti io lo sto allungando adesso, 86, 87, 88, perfetto, quindi siamo nella situazione in cui lui adesso cerca di riguadagnare quota perché è in difesa. Io adesso me la alzo di quota e poi dopo riprovo un altro attacco verticale, cosa che nella maggior parte dei casi vi conviene fare con tutti i jetfighter, se non siete nella situazione in cui avete un aereo che ha meno energia, quindi meno performante, tipo con il MiG-15 bis, il MiG-15, l'F-86, il Panther, sono tutti aerei che comunque se la giocano un po' in vertical, non dovete cercare delle virate su lui. Io non riesco chiaramente a buttare giù il muso, è immanovrabile quando vai ad abbassare. Adesso vediamo se riusciamo, anche perché comunque contate che cannone i 204 colpi, non è che ci sia tutto sto granché. Adesso vediamo di riuscire a fare una manovrina in verticale per avere l'angolo di attacco, ma questo pilota è abbastanza bravo e quindi non mi concede neanche uno spiraglio, ma soprattutto l'aereo mi dà un grande difetto, che è quello della manovrabilità. Adesso dovrebbe essere lì sotto, infatti l'ho ribeccato. Lui vuole condurmi a un combattimento orizzontale, come è giusto per il Vampire. Io ci sto un po' meno, però alla fine sarà che dovrò piegarmi alle sue regole, perché sennò è inavvicinabile. Urca. Ora io l'ho colpito e lui mi ha fatto un'ala rosa, però non riesco più a manovrare. E questo è probabilmente stato fatale, perché nemmeno con i flap, adesso mi dice retract flap, però comunque non riesco assolutamente a manovrare. Adesso provo a vedere se riesco a mettermi sulla via per l'aeroporto, ma sinceramente la partita si sta dilungando e i colpi accusati dal mio aereo sono abbastanza. Lui merita probabilmente la kill perché ha fatto tutto quanto. No, non riesco, non riesco, non riesco più a manovrare. Però purtroppo il tipo non si prende neanche la kill, mi dispiace per lui perché ha fatto veramente una gran partita. Va bene, abbiamo abbattuto due, ne abbiamo fatti schiantare uno, questo era la 174, quindi guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao!